e quella data fatidica del 14 settembre per ripartire in sicurezza, che il governo difende a spada tratta e che altri invece attendono con più di qualche incertezza. Il ministro Azzolina non risparmia frecciate ai sindacati, accusandoli nemmeno troppo velatamente di voler sabotare la riapertura. Secca la replica delle associazioni di categoria all'inquilina di Viale Trastevere. Azzolina, chiediamo di lasciar perdere i complotti che non ci sono e concentrarci tutti per aprire le scuole il 1° settembre in sicurezza e in presenza. Per la CGIL le accuse sono gravissime e infondate. Il sindacato ha sottoscritto un protocollo per la sicurezza il 6 agosto, ha fatto tutto ciò che poteva e continuerà a fare tutto ciò che può affinché l'anno scolastico riparta in presenza e in sicurezza. Le responsabilità sono del governo e del ministero. Resta però il fatto che a meno di un mese dall'inizio dell'anno scolastico, tra polemiche e ritardi, le incognite rimangono. Dai banchi monoposto ai trasporti, dalle aule mancanti agli organici, tutto attende una risposta definitiva dal governo, che non si paleserà prima della prossima riunione del Comitato Tecnico Scientifico il 1° settembre. Intanto, mentre alcune regioni si portano avanti, la Lombardia ad esempio farà partire il 24 agosto i test sierologici volontari per il personale scolastico del territorio, è un documento dell'Istituto Superiore della Sanità ad indicare alle scuole come comportarsi per arginare eventuali focolai. La misurazione della temperatura resta affidata alle famiglie, per molti punto debole del sistema. In ogni scuola sarà presente un referente Covid, chiamato ad assistere i soggetti che manifestano i sintomi del virus, portandoli in un locale per l'isolamento. Se positivi al tampone, poi interverrà l'ASL, che caso per caso sceglierà se mettere in quarantena la classe o l'intera struttura.